questo caso si risolverà alla fine con una apparente sconfitta di Montalbano. Montalbano è considerato al pari di Pinocchio il personaggio letterario italiano più famoso nel mondo. In Italia sono stati venduti almeno 30 milioni di romanzi di Camilleri, quasi intorno ai 25 sono di Montalbano. Cuando hay un Montalbano nuevo, lo suelo leer de un atracón en cuanto me llega, luego se lo doy a mi madre, luego se lo doy a mi hermano, luego lo lee mi tío, una vecina. Lo que más me cautiva, y que creo que muy pocas obras literarias cumplen y muy pocos personajes, es que ha saltado de la ficción a la realidad cotidiana de los lectores. Son obras que son tan extrapolables y que tienen tanto éxito porque están hablando de cosas universales con las que todos podemos identificarnos. En España conectó muy bien con el sentido humor, la defensa de una manera de hacer a la antigua, la burocracia, la cosa lenta, ¿no? Que tienen en Bigata, en los demás policías. Salvo Montalbano è uno che quando si è presentato sulla scena parlava un'altra lingua, che nessuno capiva, ma che tutti hanno imparato ad amare. Ma non soltanto la lingua scritta che si è inventato Andrea Camilleri. Parlava un'altra lingua perché ha dato nobiltà, questo poliziotto, a un genere che in Italia era considerato serie B. Camilleri era maggiore che mio padre, però tenevano un sentido della vita parecido. Hay una parte melancólica che io credo che une mucho a Montalbano e a Camilleri. Soprattutto essere fieli alla memoria. Il fenomeno Montalbano in Italia e nel mondo è stato qualcosa di veramente incredibile, perché non riguarda un libro, quindi Montalbano non è un bestseller, ma sono tutti dei bestseller. Sono Antonio Sellerio, sono il direttore editoriale della casa editrice Sellerio, che è stata fondata a Palermo dai miei genitori Enzo ed Elvira nel 1969. Sellerio è una casa editrice assolutamente indipendente. Oggi siamo tra le prime 10 case editrici di narrativa in Italia. Sicuramente un grande salto l'abbiamo fatto grazie alla pubblicazione dei libri Camilleri. Andrea Camilleri decise di chiamare il protagonista dei suoi gialli Montalbano proprio in omaggio a Manuel Vázquez Montalbán, e non solo e non tanto per la sua passione per Pepe Carvalho, ma perché la lettura di un romanzo di Montalbán gli risolse un problema letterario. Il libro che influye in Camilleri è Il pianista, soprattutto influye nella costruzione, nella struttura del libro. C'erano diversi piani narrativi che si alternavano e anche i tempi narrativi non erano in sequenza diretta. Il pianista è una novella scritta in tre parti, però al revés. E lui si ispirò a quella struttura per dare corpo al birraio di Preston. Questa struttura del libro le gustò molto a Camilleri e decidì di bautizzare il suo personaggio come Montalbano. Entre mio padre e Camilleri aveva... que había era una aparte de la literatura, también tenían en común el placer, la vida, la gastronomía. Son autores de la memoria los dos, ¿no? Toda la novela de Carvalho pues está la memoria del barrio, de su niñez, en el caso de mi padre, y en el caso de Montalbano también está la historia, la niñez de Camilleri, Sicilia y todo este mundo. Io mi chiamo Antonio Manzini, faccio lo scrittore. Sono diventato un po' popolare con la serie di Rocco Schiavone. Io conobbi Andrea Camilleri nel 1985, quando entrai all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, che è una scuola d'arte. Io volevo fare l'attore, io ho fatto per 25 anni l'attore e Andrea era uno dei docenti di questa scuola. Non era altissimo, però era imponente, ma soprattutto per la voce che aveva. Sta voce fatta da sigarette. Quando parlava prendeva delle pause lunghissime.
ti devo dire una cosa. Antonio, quello che stai facendo è una minchiata. Capisci? Qui proprio ti... un minuto a dire. Era così, però che bello. Anche, e lui raccontava così le cose, come le scriveva, così le raccontava. Andrea Camilleri mi diede questo manoscritto che si chiamava Le forme dell'acqua. Io potevo avere 26 anni, non mi ricordo. Stavo provando qualcosa a teatro e mi ha detto, tieni, leggi, dimmi che ne pensi. E io gli dissi, scusa Andrea, ma perché lo dai a me che ho 26 anni e non... Perché i miei amici sono morti, mi ha detto. Quindi leggilo tu. E così lessi questo, di questo poliziotto. Egli era divertentissimo. E gli dissi, Andrea, però tu lo sai che hai scritto un bellissimo libro. Poi il successo fu quasi immediato. Ma sconvolse parecchio proprio il mondo editoriale, perché nessuno era pronto con niente. Rimasero tutti un po' col sedere di fuori, perché dice, ma com'è possibile? Un poliziotto in Sicilia, scritto in siciliano, 1 milione di copie. Che sta succedendo? Cosa non abbiamo capito? Hemos publicado Camilleri incluso antes de crear Salamandra. El primer libro todavía salió bajo MC Editores. Fue un viaje muy bonito con Andrea todos estos años. Me acuerdo que era verano, lo empecé a leer y enseguida me pareció maravilloso, me enganché, lo leí de un tirón, no paré de leer. Me encantaron los baños en el mar, me encantó el papel que juega la comida, el sentido de humor. Me enamoré del personaje, de la localización, de Sicilia, del saber vivir mediterráneo. Todas esas cosas me interesaban más que las historias de misterio que tenía. Soy Marina San Martín. He dedicado toda mi vida al mundo del libro en un montón de facetas, pero sobre todo en tres. Soy escritora de novela negra, periodista especializada en ficción criminal y además tengo con tres buenos amigos y dos increíbles compañeras que también son amigas esta librería que es Cervantes y Compañía. Hola, Medina, ¿qué tal? Medina, aquí me pillas reivindicando a Camilleri, ¿de cómo va a ser? Las ventas de Montalbano en mis 17 años de experiencia en el mundo de las librerías han sido una constante y creo que eso es fundamental. Para los libreros hay muy pocos libros que se puedan recomendar a todo el mundo. A un certo punto Andrea era in classifica, non con uno, non con due, non con tre, ma con 4-5 romanzi. I primi 20 posti delle classifiche italiane di quegli anni erano totalmente presi da Andrea. Mi chiamo Valentina Alferi. Oggi sono un'agente letteraria e ho lavorato con Andrea Camilleri per 18 anni. Camilleri voleva molto bene a Montalbano, certo, gli aveva dato il successo, la fama, 36 lingue, milioni e milioni di libri venduti nel mondo. Però, come diceva Andrea, Montalbano era un po' un ricattatore, perché quando Andrea voleva scrivere un romanzo storico, un romanzo civile, Montalbano arrivava e gli diceva, ma perché ti ostini a scrivere queste cose difficili? Ma se scrivi di me è molto più semplice, ti farò vendere molto più libri. Non è più facile raccontare una delle mie storie? Soy Guillermo Altares, periodista del País y lector de Montalbano desde que tengo uso de razón. Él al final dejó de escribir y dictaba las novelas porque había perdido la vista. Y creo que hay una parte de oralidad muy, muy importante. Son libros que se escuchan según los lees, ¿no? Questo accade nel 2016, Andrea perde la vista. In questo momento di grande depressione di Andrea, perché perdere la vista significava per lui non poter più lavorare. E quindi io davvero in modo naive gli dico, ma perché non proviamo a scrivere noi? Ma io ti posso aiutare, io ho capito un po' come funziona. Perché Andrea, ripeto, mi aveva dato proprio gli strumenti, ma anche gli strumenti tecnici per poter lavorare. La pagina doveva essere di tot caratteri, le righe dovevano essere distanziate di tot linee, il font doveva essere sempre quello di quell'altezza, ogni capitolo doveva finire alla decima pagina precisa. Quindi abbiamo iniziato a scrivere insieme. Abbiamo scritto 3 romanzi di Montalbano, 3 romanzi e mezzo. La humanidad tiene una conexión profundísima con la literatura oral, la
Siempre se dice que los primeros libros de la historia, o sea, las primeras, podemos llamar novelas, que fueron la Odisea y la Ilíada, fueron novelas leídas, y creo que esa oralidad se conserva en todas las aventuras de Montalbano, y eso hace que sea muy fácil engancharnos con ellas, ¿no? Son fáciles de leer en el mejor sentido de la palabra, porque es algo que resuena, ¿no? Realmente escuchas unas palabras más que leerlas. Andrea, soprattutto da cieco, aveva bisogno di tutta la sua capacità di regista teatrale, perché lui metteva davvero in scena i personaggi del romanzo. Quindi lui immaginava, entra Fazio, sbatte contro Catarella, Montalbano è seduto lì, che cosa succede? Chiudimi la porta, chiudevo la porta. Perfetto, lui arriva e si siede accanto al commissario, fallo sedere accanto al commissario. Cioè, voglio dire, lui aveva benissimo nella sua testa la scena che voleva descrivere. Me gustó que a la medida que iban pasando los años, había el trasfondo serio en las novelas, cada vez era más importante. Con cada libro eran más crítico, más profundo, más preocupado por la situación en el presente, muy atado a la actualidad. Eso me pareció bastante increíble. Camilleri siempre ha sido un observador extraordinario de la realidad italiana y europea, ¿no? Y ha sabido, en muchos casos, antes de que estallasen, ver los grandes problemas, ¿no? Repasando las novelas y se da cuenta de que muchísimos de los temas que nos preocupan, la crisis económica, el mal funcionamiento del Estado, la corrupción, el auge de la ultraderecha, y todo eso está en sus novelas. Y yo creo que eso las hace especialmente atractivas, ¿no? Porque realmente te miras en un espejo en el que no quieres mirarte, pero que resulta muy interesante. Soy Carlos Mayor, soy traductor y he tenido la suerte de traducir unos 15 libros de Andrea Camilleri, entre ellos los 10 últimos de la serie del comisario Montalbano, desde Una voz en la noche hasta el último, que es Ricardino. La principal característica del lenguaje camilleriano, del bigatés, es la mezcla de italiano estándar y de la lengua siciliana, en distintos niveles, según el estrato social, la relación de los personajes y distintos factores. Lo ha ido introduciendo de manera progresiva. En La forma del agua, el lenguaje es italiano con algunas gotas de color siciliano. En Ricardino, es mucho más siciliano la forma de hablar del narrador, y unos personajes hablan en italiano estándar y otros hablan en distintas variantes de siciliano. Es un poco como si Camilleri hubiera ido educando al público italiano, al lector, en ese lenguaje. De hecho, muchas de las expresiones, algunos de los verbos, han pasado al lenguaje cotidiano italiano, porque el éxito de las obras en Italia es espectacular. Questo caso si risolverà alla fine con una apparente sconfitta di Montalbano. Ma Montalbano sa benissimo qual è la prassi e ha provveduto da tempo a correre ai ripari. E così una speranza che i colpevoli vengano puniti esiste. Andrea Camilleri scrisse Riccardino nel 2005. Lui sentì, aveva una certa voglia di staccarsi da quel personaggio, però sapeva che non l'avrebbe voluto fare subito. E poi aveva il desiderio di volere scrivere lui la conclusione della vicenda di Montalbano in quel momento, sia perché effettivamente aveva pensato quella storia, ma anche perché voleva essere, io credo che volesse essere lui nel pieno delle sue forze di scrittore a voler determinare il destino della sua creatura.
lo scrisse nel 2005 e poi lui lo rilesse nel 2017. In questi 12 anni la scrittura di Camilleri era cambiata moltissimo, la lingua era molto più intensa, molto più dura. Ricardino per me è un final redondo della serie del commissario Montalbano. Camilleri ha fatto un po' quello che hizo Agatha Christie con En telón, che è l'ultima novella di Poirot. Scrivió Ricardino, la guardò in un cajón e dijo: quando io haya muerto, che salga este libro en el que yo acabo el personaje y lo acabo a mi manera, ¿no? Ahora es como un regalo que nos deja, que es el final, que también le estoy muy agradecido de haberlo previsto también y haberlo escrito también, haberlo dejado allí. Me parece maravilloso también de su parte. Pero sí, es una época que se cierra y vamos a ver quién viene después. Fue algo muy especial que yo estoy contenta de haberlo podido vivir y haberlo conocido a él, ¿no? Me encanta la lectura y dentro de la lectura me encanta Camilleri y dentro de Camilleri me encantan las aventuras del comisario Montalbano. Siempre me ha hecho mucha gracia cómo integra la cultura culinaria siciliana en sus libros. En otoño del 20 lanzamos el primer menú de Montalbano Camilleri. Consistía en dos entrantes, un arancino, que es una croqueta siciliana de arroz típica de street food, según cuenta Camilleri, a Montalbano le vuelven loco. Y luego teníamos la pasta encachata y terminamos con unos salmonetes. El menú tuvo una gran repercusión, tanto de público como de crítica, y se lo rellenó el restaurante de gente amante de Camilleri. Io non credo che esista altri scrittori nel mondo che per i loro 90 anni hanno avuto centinaia e centinaia di persone sotto casa che lo aspettavano per dirgli auguri, per abbracciarlo, per dirgli grazie, grazie. E il successo di Andrea non era dato né dalla pubblicità né dalla televisione, ma era dato dai lettori. I lettori di Andrea lo hanno sempre amato fortemente, tantissimo. Sempre fu una persona, creo, que conservó algo de niño en su persona, que quizás por eso también supo ser tan joven, ¿no? Porque la fama le llegó muy tarde, entonces creo que la pudo abarcar muy bien y disfrutar muy bien por esta parte del joven, ¿no? que siempre tuvo. Siempre he pensado que uno tiene relaciones de amistad con animales y que tiene relaciones de amistad con personajes literarios, ¿no? Entonces yo realmente en la comisaría de Bigata me siento rodeado de viejos amigos, ¿no? En el fondo también hay una especie de amor por la vida, amor por las pequeñas cosas. Para mí y para los traductores a otros idiomas, traducir a Camilleri ha sido un verdadero reto y también una enorme satisfacción. Lo que más me llama la atención de la serie de Montalbano es que forma parte del imaginario colectivo más allá de ser un personaje de mentira. ¡Viva Camilleri! Quando lui ce lo consegnò, lo lesse solo mia madre, poi lo mettemmo in un cassetto, poi c'era questa leggenda della cassaforte in cui tenevamo conservato l'ultimo Montalbano. Una volta una trasmissione televisiva molto seguita gli chiesero: ma quindi questo famoso ultimo libro di Montalbano è nella cassaforte della casa editrice? E Camilleri rispose: ma quale cassaforte? A Palermo non hanno nemmeno i cassetti, hanno solo i tavoli.